Soltanto la metà degli ultra 65 anni si vaccina contro l'influenza. Eppure il virus uccide ogni anno migliaia di persone. E ancora meno sono gli anziani che si vaccinano contro la polmonite e il fuoco di Sant'Antonio. Per questo gli esperti lanciano l'invito a vaccinarsi. È sicuro, senza effetti collaterali, e può allungarti la vita. L'influenza fa negli anziani 8.000 morti l'anno. Gente che fino al giorno prima giocava a carte come tutti, ma che siccome si è anziano e quindi fragile, basta un nulla, e l'influenza non è nemmeno un non nulla, a turbare questa fragilità e a provocare conseguenze devastanti. Quindi è una buona occasione perché l'influenza sta per arrivare, per sollecitare tutti a vaccinarsi contro l'influenza, ma ricordo che ci sono altre vaccinazioni altrettanto fondamentali per chi è che diciamo ha una certa età, che sono la vaccinazione contro la polmonite pneumococcica e la vaccinazione contro l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio. Sappiamo che la vaccinazione previene non solo la malattia, non solo la banale influenza, come diciamo spesso, ma anche e soprattutto le complicanze, perché non dimentichiamo che un certo numero di persone, che percentualmente possono essere anche una su tre tra quelle che hanno l'influenza, hanno una complicanza e addirittura di solito una su cinque, una su sei finisce in ospedale per complicanze dell'influenza. Complicanze che, parlando di una patologia dell'apparato respiratorio, delle alte e basse vie respiratorie, sono appunto a carico dell'apparato respiratorio. Principalmente abbiamo la polmonite, che può essere direttamente provocata dal virus dell'influenza oppure da sovrapposizioni batteriche. Quindi sicuramente la vaccinazione contro l'influenza per le persone anziane è un'assicurazione per cercare di evitare non solo il fastidio dell'influenza, ma anche e soprattutto le complicanze.